Salve ragazzi, allora, beh, allora ho deciso di fare un video ovviamente su Moggi, su Giraudo, su Calciopoli o Farsopoli, come volete voi, però devo sottolineare che il Milan in questi giorni sta prendendo veramente dei buoni giocatori, pronti 35 milioni per Jackson Martinez, Ibrahimovic lo vorrebbero prendere, Miranda pure, beh. Potremmo avere una valida avversaria per il prossimo anno, quindi sono, sì, sono abbastanza contento, anche se non è che mi piace tanto il Milan, però devo riconoscere che sta facendo un grande mercato. Bene, torniamo ragazzi a... Allora, le motivazioni della sentenza non sono uscite ancora, mancano all'incirca 10 giorni, no? Per via che escano. Beh, io sinceramente questo non è una cosa per dire perché Moggi ha fatto questo, ha fatto quest'altro. No, qui si dice perché Moggi non è stato assolto, perché Moggi è stato prosciolto. Cioè, uno che sente prosciolto dice beh, è stato assolto. No, prosciolto è una specie di assoluzione, solo che si fa per prescrizione. Quindi, però, cioè, i reati che l'accusa diceva che c'erano, sono rimasti. Quindi se praticamente Moggi non avesse rinunciato alla prescrizione, secondo me avrebbe preso intorno a un anno, 8 mesi, forse un anno e 4 mesi. Ecco. Allora, quindi rifacendo un quadro completo di tutta questa storia, perché Moggi non è stato assolto? Allora, c'erano 15 arbitri, 13, 12, 13, 15. Siamo intorno lì, forse sono 13 gli arbitri. 13 arbitri, tutti indagati. Tutti indagati. Vabbè, escono fuori queste telefonate di Moggi che gli dice ai designatori: ma ascolta, guarda, per quella partita lì prendiamo questo arbitro per risparmiare. Non intendeva, ovviamente Moggi non intendeva per risparmiare in modo che lo pago, intendeva. Mandate quello lì che non costa nulla per risparmiare, nel senso che così risparmiamo di più per fare questa partita e quindi non è che prendiamo, no, un arbitro così, ha detto per un amichevole, prendete quello, capito? Cioè intendeva prendere un arbitro qualsiasi, così risparmiamo di più. Ma la cosa che è stata degna di rilievo per gli inquirenti e che hanno messo una telefonata tra Moggi e Pairet dove Moggi diceva: ma sì, io ho fatto, ma per il trofeo Berlusconi metti Pieri, ovviamente ragazzi, Pieri era l'arbitro internazionale, era uno dei migliori del momento e quindi non mi sembra una cosa così scandalosa che Moggi dice una cosa del genere, ovviamente dato che il Milan non è stato intercettato, non c'erano le cimici sul Milan Football Club, non è che erano andati sulla sede del Milan a intercettarli, avevano intercettato Meani ma non Galliani, e quindi dopo avranno chiesto il permesso a Galliani, a Meani no perché non c'è stata la telefonata. Avranno chiesto il permesso a Galliani. Pronto, signor Galliani, possiamo. Che arbitro dice? Va bene se mettiamo Pieri? E lui avrebbe detto di sì, perché se no non si sarebbe mai fatto una cosa del genere. Quindi, va bene, questa è una telefonata. Ok, allora, una telefonata degna di rilievo anche per gli inquirenti. Beh, ci sono le telefonate degne di rilievo per gli inquirenti, tipo che Giraudo e Mazzini parlano e Mazzini gli fa: oh, il nostro amico a Siena ha fatto un ottimo lavoro. L'accusa dice: ovviamente l'amico che Mazzini dice a Giraudo è ovviamente Baglioni, l'assistente che annulla un gol irregolare al Milan. Ok, Collina dal processo. E ha detto: se io avessi saputo che Baglioni avesse fatto una segnalazione per favorire la Juventus e per sfavorire il Milan, lo avrei denunciato.
come è il dovere di ogni arbitro, ovviamente, giustamente. Nonostante tutte queste ramanzine, tutte queste stupidate, allora, Calciopoli da 2006 ci sono 50 indagati. Io lo dico per gli anti-juventini e per gli juventini che guarderanno questo video. 50 indagati tra arbitri, dirigenti e consiglieri della federazione. 13 arbitri, 13 arbitri, 12 o 13, 11 arbitri assolti. La partita che l'accusa aveva detto per 300 milioni di anni. Juventus-Milan 0-0, arbitraggio palesemente a favore della Juventus e l'arbitro, sì, Moggi aveva parlato con le schede svizzere in 12, in 42 telefonate tra Bertini e Fabiani, quindi 18 Bertini e 12 Fabiani. No, più, molte di più. Molte di più, 18 Bertini e 12 Fabiani, e poi ovviamente ha ritelefonato ancora. Probabilmente chiamavano gli altri. Ma la cosa che è abbastanza strana è: ma come mai Bertini è stato assolto in Cassazione e questa accusa ridicola ha retto fino alla fine? È semplice. Perché Moggi non ha mai telefonato a Bertini su scheda svizzera? Mai. Perché quelle telefonate non esistono. Infatti il procuratore generale Mazzotta, sembra che si chiami, ha chiesto la soluzione per Bertini perché il fatto non sussiste. Scusate. Quindi il concetto di tutto questo è che Giraudo, vabbè, è stato condannato per una partita dichiarata non alterata. E assolto per tutte le altre partite dichiarate non alterate. Non so che senso abbia. Non so che senso abbia. Luciano Moggi è stato prescritto, ovviamente. È stato assolto in buona parte delle partite, è stato assolto. Ha avuto purtroppo, dico io, tante prescrizioni perché questo proscioglimento passa da condanna perché le accuse rimangono. E quindi tu dici salvati la prescrizione. Allora, io dico che se Luciano Moggi è il capo del calcio indiscusso, secondo gli anti-juventini, secondo Tavecchio, secondo tutti, come mai, come è potuto succedere? Come è potuto succedere che Pavaretta avesse fatto quell'arbitraggio scandaloso a Reggio Calabria, che De Santis abbia arbitrato, De Santis, unico arbitro condannato del processo. Ragazzi, ascoltate bene, condannato, condannato. Bene, De Santis ha arbitrato la Juventus 5 volte, 5 volte, 5 volte. E la Juve con De Santis ha vinto una volta. Una. Vabbè, già io dico questo, come cazzo fare se un capo cupola non si sa. Le altre le abbiamo perse o pareggiate, non le abbiamo vinte, quattro non le abbiamo vinte con lui, una basta, quindi che capo cupola, eh? Poi Racalbuto è stato prescritto, ma anche con le telefonate su scheda svizzera con Racalbuto non ci sono mai state. Cioè Cagliari-Juventus, proprio quella telefonata ve l'ho fatta sentire, vi ho fatto proprio il video di quella telefonata. È scandaloso che l'accusa l'abbia portata, scandaloso. Scandaloso ragazzi, scandaloso. Io non posso esprimere la mia opinione sui magistrati, non è che mi piaccia così tanto, non è che mi sembra l'onestà in persona, Narducci, però è un'impressione mia, quindi non è che posso dire, vabbè, se un interista vede Moggi dice a me Moggi mi sembra un delinquente, eccetera, eccetera. Io oggi mi sono rivisto, ovviamente, tutti, mi sono rivisto abbastanza
gli interrogatori che ha fatto l'accusa sul processo, eccetera, eccetera. Ho visto che anche Mancini era in aula quando ha fatto la sua deposizione. E quando l'ente l'aveva perso, chissà come mai, gli aveva detto a Rosetti: la pagherei, prima o poi la pagherete tu e i tuoi amici di Torino. Perché in quel momento, non si sa come mai, Mancini pensava che Rosetti era manovrato da Moggi e da Di Raudo, dalla Juve. Vabbè, dopo tutto questo, va bene. Mancini ha detto che era un momento di foga. Vabbè, non capisco perché nei momenti di foga allora devi dire sempre che sono tutti amici della Juve e che tu perdi per colpa della Juve. Non lo capisco. Comunque, perché Moggi non è stato assolto in questo processo? Sinceramente non lo so, perché da 13 arbitri c'è rimasto un arbitro condannato e un arbitro prescritto, quindi praticamente ci sono rimaste tre partite che Monge avrebbe pilotato, tre partite, però quelle di Racalbuto non si potrà mai scoprire, quindi la Cassazione non ha potuto decidere per quelle due partite, quindi l'unica partita che secondo la Cassazione, per quanto riguarda Moggi, è pilotata è Fiorentina Bologna. Io non sono d'accordo. Perché come vi ho detto, c'è un terzo di scheda svizzera, Moggi che parla, è normale che puoi sentire qualcosa che non quadra, ma se non senti chi è l'altro interlocutore e cosa dice l'altro interlocutore, la telefonata non può essere una telefonata rilevante che tu porti al processo, non può essere, non può essere, non può esistere. A parte il fatto che sono un informatico, quindi so come hanno fatto a far vedere che c'erano queste celle, no? Praticamente tu crei un database, per chi non capisce cosa sia un database, è un programma informatico dove tu fai partire la telefonata dal computer, no, al numero di Luciano Moggi, dove Luciano Moggi risponde, ok, tu fai comparire, perché puoi, con quel programma informatico fai comparire, che ne so, il numero di Racalbuto sul cellulare di Moggi, così guarda, dici, le celle si incrociano quando Racalbuto non ha mai chiamato nessuno ed è partita dal tuo computer, una cosa del genere. Un perito informatico come me, un consulente informatico, queste cose le possono fare benissimo, benissimo. E lo strategia è fare il programma e poi chiamare, è facilissimo, non ci vuole nulla. Anzi, con questo programma tu puoi far accendere anche un cellulare quando è spento, puoi controllare tu il cellulare, quindi puoi taroccare le celle come hanno fatto loro, perché se no non si spiegano queste celle di Bertini, queste telefonate non si spiegano, non si spiegano. Bene, io sono convinto che comunque Moggi non ce la farà dimostrare la sua innocenza anche in sede sportiva, ne sono convinto, anche se magari in sede sportiva adesso, no. Io ho letto oggi comunque le motivazioni della sentenza di secondo grado che, ragazzi, sono scandalose, scandalose. Allora, la sentenza di secondo grado dice: Moggi era il promotore di questa associazione a delinquere e ovviamente esisteva questo sistema con tutti i promotori, eccetera, eccetera. E non ci deve essere per forza, non deve essere consumato per forza l'illecito, basta che tu tenti di fare l'illecito. Questi sono aggrappamenti incredibili. Perché tu come cazzo fai a dire? Uno è un esempio. Beh, uno ha ammazzato una persona, però il tentativo c'è stato, eccetera eccetera. Sì, allora in quel caso ti dico d'accordo, d'accordo. In quel caso ti dico sì, è tentato omicidio, quindi ok, lo devi condannare, ma tu su un processo
Non è che prendi l'ergastolo per insufficienza di prove. Non è che tu puoi dire vengo indagato per associazione mafiosa. No, però lui ha tentato di essere mafioso, però non ce l'ha fatta. Allora, è la stessa cosa. O sei mafioso o non sei mafioso. O hai alterato le partite o non le hai alterate. È semplice. È ovvio, tu non puoi condannare una persona se non hai le prove per dire, beh, quella persona ha fatto l'illecito. Però secondo loro, quelle schede svizzere che Moji ha usato, che ha usato, su questo non c'è dubbio, però le ha usate perché sapeva che l'Inter lo stava spiando, se n'è accorto quando l'Inter ha preso Stankovic al posto della Juve, quando Moji aveva fatto questo affare perché la Juve stava prendendo Stankovic, ok? Stava prendendo Stankovic. E tutto un tratto l'Inter gliel'ha soffiato come se niente fosse. E allora Moji si è fatto un paio di domande e ha detto: non è possibile una cosa del genere, ma questi sentono quello che dico al telefono. Alla fine uno ci arriva. Allora ha detto: compro queste schede svizzere, così con il calcio mercato faccio gli affari miei, eccetera, eccetera. Certo, uno può dire: ma perché le date dei disegnatori? Beh. Allora, le date dei disegnatori, sono d'accordo, le date dei disegnatori su questo non c'è dubbio, non l'ha mai data Paparesta, l'arbitro Paparesta, le ha date a Romeo Paparesta, un amico di Moji, che era il padre dell'arbitro, sì, ma Moji aveva detto, ascolta, mi potresti aiutare perché io sono convinto che Milano e l'Inter stanno prendendo troppo potere, quindi potresti indicarmi tu, mi chiami al telefono, mi potresti indicare tu tutti questi casi dubbi? Dove sono state favorite le milanesi? Non c'è niente di strano in questo. C'è niente di strano. Allora, una telefonata su scheda svizzera. Tu dici: beh, hanno intercettato una su scheda svizzera. Va bene, utilizzi una scheda svizzera, chiami dal telefono fisso. Le telefonate a Bergamo Moji. Chissà come mai non parlano di mercato, parlano di griglie. Sì, parlano di griglie. Ma non è che Moji dice: devi mettere questo, devi mettere quest'altro, quell'altro gli fa. Bah, io ci ho messo Bertini, Paparesta, Trifoloni, Racalbuto. Però Siena Messina mi sembra una partita abbastanza importante, mi sembra, eh. Quindi non è il tono di uno che dice devi fare questo, devi fare quest'altro. Bergamo mi ha semplicemente detto, ma tu chi ci metti in griglia? Chi ci metti in griglia? Per vedere chi ci avrebbe messo Moji. Dato che ci sono questi contatti, non sinceramente non mi crea uno scandalo i primi tempi che l'ho sentita, sì, ma poi quando la risenti non è che Moji dice chissà cosa. Beh, invece quando Meani, il dirigente del Milan, gli dice: oh, parlaci tu con Trifoloni, se no noi gli tagliamo la testa. Oh, che cazzo. Un dirigente non può dire gli tagliamo la testa. Allora, volevo dire. Sì, a Milano non gli hanno fatto niente, cioè hanno mandato via dal calcio, ci mancherebbe altro. Hanno mandato via dal calcio, parlava con gli arbitri dalla mattina alla sera, per forza. A mio avviso, questo processo doveva indagare altre persone, tipo Meani, che era molto, 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 molto a capo del calcio, molto al potere con Galliani. Questi erano veramente i vertici del potere. Questi erano i vertici del potere. Dopo, certo, anche Facchetti ha tentato ovviamente di pilotare Cagliari Inter senza riuscirci. Su questo posso essere d'accordo. Però che mi si dica, Moji è il capo del calcio, comanda tutto il calcio, poi vai a vedere, Regina Juventus vince 2-1 la Regina, negano un rigore alla Juve, gli annullano un gol regolare, poi al 95esimo gli annullano un gol, giustamente per fuorigioco. Però se c'è la cupola non lo annulli il gol, capito? Stonano un po' queste cose. Arbitro De Santis, Juve-Inter, Supercoppa Italiana, vince l'Inter 1-0, alla Juve gli annullano un gol regolare di Trezeguet, arbitro De Santis. Quindi sono tutte cose strane. Fiorentina-Milan, ragazzi, è stata una partita scandalo, scandalo. Dove poi ci sarà la telefonata Moji della Valle, che vi farò sentire quando caricherò questo maledetto video. Cioè, Siena Milan ha vinto 2-1 il Milan in maniera clamorosa, 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 clamorosa.
è l'arbitro da De Santis, eh. L'arbitro da De Santis. E prima della partita aveva parlato con Meani, gli aveva detto: ascolta, non espellere Nesta, perché capito quella. Che cazzo, questo è un tentativo di illecito. Questo è un illecito sportivo e hai tentato di alterare la partita, che cazzo. E dai, no. Dopo certo, se uno ascolta la telefonata tra Mazzini e Tito e gli dice: sai, tu sai che giro è questo, lui gli fa tutto di Luciano. Beh, uno il dubbio un po' se lo pone, però. Che il Mogli fosse il capo del calcio, penso che sia una stronzata abbastanza galattica. Vedi perché? Anche perché su una telefonata, sulle telefonate, tu non pensi che ti ascoltino. Non pensi che ti ascoltino. Anzi, cioè, se Mogli sapeva che lo spiavano. Cioè, se Modi non si voleva fare intercettare, ovviamente no. Cioè, Modi ha preso, ha detto, ho preso le schede svizzere per non farmi intercettare quando l'ho scoperto. Ma se veramente diciamo, ma guarda che furbo, Modi ha preso le schede svizzere per corrompere gli arbitri, guarda che furbacchione. Ho capito, ma se veramente lui voleva corrompere gli arbitri, bastava parlare sempre su scheda svizzera. Invece perché parlano sui telefoni fissi? Queste sono tutte domande, ragazzi, che vi dovete porre, perché se non ve le ponete dopo 9 anni non ve le potete porre più. Aspettando le motivazioni della sentenza, io voglio dirvi che questo processo è stato un processo incredibile, perché con un arbitro o anche due arbitri non si vince un campionato. Con 3 partite non si vince un campionato. Quindi da 19 partite sotto inchiesta ne sono rimaste 3, cioè 16 partite non c'entravano nulla. Ma neanche queste se le andiamo a vedere. Neanche queste, ma tanto quando tu fai un filone non puoi sbugiardare completamente l'indagine. Perché se avessero sbugiardato l'indagine sarebbe stato, diciamo, uno scandalo, no? E adesso probabilmente, no? Verrà indagato De Cillis, è stato indagato De Cillis per falsa testimonianza, e adesso probabilmente ci manca solo che lo condannano per falsa testimonianza. Se lo condannano per falsa testimonianza, primo, secondo, terzo grado, è dimostrato che Calciopoli è stata una farsa. Io penso di avervi detto tutto, però io vi consiglierei ai juventini che pensano che Moggi abbia fatto qualcosa di losco, io gli consiglierei di ascoltare la telefonata a Moggi Dosatti, intanto. Poi gli consiglierei di guardare quel video che c'è lo stemma della Juve con scritto Le voci di un complotto. Perché lì ci sono 4-5 telefonate che fanno capire che Mogi di Raudo si aspettavano di essere buttati fuori dal calcio e che Montezemolo, Berlusconi, Della Valle, Moratti, Tronchetti Provera hanno fatto di tutto per mandarlo fuori dal pallone. E quindi la domanda è: ma se Mogi veramente rubava? E allora sono tutti puliti gli altri, come mai il Milan e l'Inter lo volevano? Come dirigente, perché rubava o perché era più bravo? Perché era più bravo. Perché era un grande dirigente, era il re del mercato e lo volevano tutti come dirigente. Quindi, qual è il concetto di tutto questo? Il concetto di tutto questo è che, indipendentemente, questo bisogna dirlo, se Moggi è innocente o non è innocente, lui i soldi li ha presi. Quindi Moggi si è arricchito. No, questo bisogna dirlo per dovere di cronaca, anche se penso che lui non abbia alterato le partite, bisogna dirlo, o innocente o colpevole, lui i soldi li ha. Quindi lui, se è innocente, ha preso dei soldi giusti, se è colpevole ha preso dei soldi ingiusti, però li ha presi. Diciamo che con questo processo ne hanno dovuti spendere tutti gli imputati tantissimi per tirare fuori quelle telefonate, tantissimi. Qui anche gli avvocati, ragazzi, costano tanto.
E il concetto di tutto questo qual è? È che io non voglio che Moggi torni alla Juve, perché se Moggi torna alla Juve me ne immaginerei che cosa succederebbe. Praticamente quando ci fosse la notizia ufficiale direbbero tutti ritorna il ladro, ritorna la merda e quindi sarebbe ancora peggio di come adesso. Quindi noi possiamo vincere anche senza di lui, anche se devo ammettere che è uno dei più grandi dirigenti di tutta la storia del calcio italiano. E però la Juve ha anche altri dirigenti molto bravi, Paratici, Marotta, sono di tutto rispetto, e anche Nedved, sono veramente molto bravi. E quindi il concetto di tutto questo è che alla fine, dopo 9 anni, Calciopoli si è dimostrata essere un affare di un arbitro. Quindi poi Calciopoli ha partorito un topolino, un arbitro, vabbè, Macabuto non si può dire perché è prescritto, quindi è stato prosciolto. Quindi è stato affare di un arbitro. Quindi Calciopoli cos'è? Una farsa. Una farsa. Una farsa è che se gli anti-juventini non riescono a capirla che è una farsa, con il tempo se lo dovranno mettere in testa, perché vedete, anche che probabilmente l'Inter andrà in Europa League, è una cosa scandalosa. A mio parere è scandaloso che l'Inter vada in Europa League, perché la Samp è indagata con il calcio scommesso 2012. Boh. Boh. È una cosa molto strana. Come è strano che l'Inter abbia vinto lo scudetto a tavolino nel 2006. Ci sono tante cose strane, ragazzi. Tante cose strane. Se veramente in Calciopoli volevano fare un processo vero, il Milan sarebbe stato radiato dal calcio. Il Milan sarebbe stato radiato, Meani radiato, Galliani radiato, vabbè, Berlusconi non c'era, quindi però il presidente, lui il presidente, che cazzo lo sa. Il Milan sarebbe andato in Serie C perché era stato indagato di illecito sportivo come la Juventus. Solo che hanno detto la favolina che Meani faceva tutto per conto suo. Vabbè, una stronzata. Se facevano un processo vero all'Inter, l'Inter la Serie B c'era, perché il legito sportivo lo ha fatto. Quindi l'Inter si è presa un articolo. Un articolo 6. La Juve si era presa un articolo 1 e articolo 6, ma l'articolo 1 alla fine non è molto grave. Slealtà. Vabbè, non è che sia, no. Ma alla fine se andava a fare tutti i processi, il Milan era in Serie C e non vinceva la Champions l'anno dopo. L'Inter era in Serie B e la Juve era in Serie A. Va bene, vuoi tenere l'articolo 1? Slealtà. Bene, allora Moggi è stato sleale con gli altri perché faceva credere che la Juve era troppo potente. Va bene, allora gli dai alla Juve 5 punti di penalizzazione. Questo sarebbe stato un processo perfetto. Il processo perfetto sarebbe stato Milan Serie C, Inter Serie B e Juventus, o qualche punto di penalizzazione proprio se vogliamo essere pignoli. Oppure un cazzo. Ma dato che l'obiettivo era distruggere la Juve, Telecom ovviamente ha detto: ma come? Tiriamo fuori lo scandalo noi e voi tirate in mezzo la merda l'Inter? Non se ne parla. Tirate in mezzo la merda il Milan? No, è la Juve che deve essere tirata in mezzo. E Moggi, Giraudo e basta. Ed è successo questo. Poi che l'Inter facesse intercettazioni illegali e spiasse Mori dalla mattina alla sera, si è visto dalla sentenza di condanna che un giudice devi valutare, non l'hanno valutata. Vedremo se si riaprirà mai il processo sportivo alla Juventus, che secondo me se si riapre il processo sportivo l'illecito se ne va, illecito sportivo se ne va per la Juve e forse, forse,
Forse, ma dico forse, potrebbe rimanere l'articolo 1, forse. Quindi se rimanesse l'articolo 1, cari ragazzi, per un articolo 1 ti prendi 5 punti di penalizzazione. Però capito, il Milan non gli hanno fatto niente, solo 8 punti di penalizzazione gli hanno dato e meritava la C. L'Inter, niente, anzi gli hanno regalato pure un campionato e la Juve è stata smembrata. Vi sembra giusto? Io vorrei che voi vi iscriveste al canale se vi piacciono i miei video, che metteste un mi piace, ma che soprattutto guardatelo questo video e voglio tanti commenti. Ciao ragazzi, è sempre Forza Juve e buon weekend. Ciao.